Wahekuju, ben ritrovati dal vostro Andrea Link 91 in questo nuovo episodio di Super Mario Maker 2. Oggi darò un'occhiata ai primi 5 livelli più popolari, dato che comunque sia vengono spesso aggiornati e cambiano di settimana in settimana. Quindi, l'altra volta ne ho già fatti 5, ho fatto i primi 5 se non sbaglio, 2 settimane fa credo, se non 3. Mi sono piaciuti molto, quindi direi di fare anche oggi i primi 5 e cominciamo allora. Quindi, gli switch on and off vanno automaticamente. Quindi l'importante è che devo solo correre e saltare ogni tanto. Ottimo, proviamo. Io quelli con gli switch li amo da impazzire. Non so perché, ma da quando ho provato il primo... ci sono proprio innamorato. Dai, giù, 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 giù. Ok. Quindi con i swamp lui attiva gli switch. Ottimo. Ok. Perfetto. Come idea è semplice, ma funziona. Molto bello, molto carino. Oh! Perfetto. Mi piace come idea. È quasi automatico. Se non dovessi saltare e tener premuto... Ah, ok, quindi è il contrario, giustamente. Mi chiedo se è tipo una speedrun che devi correre velocemente attraverso. Oppure se non fai in tempo... Ah no, ok, c'è tutto quanto il tempo che vuoi. Insomma, anche me prendevo leggermente più calma, facevo in tempo. Molto carino, mi piace. Stella? Certo che gli do una stella. Quando ci sono gli switch è quasi automatico. Perfetto, il primo è andato, andiamo col secondo. Pow Block, ok. Il potere del Pow Block. Ah. Ok. In 36 secondi l'ha completato un tizio chiamato Nutella. 3D World? Io livelli con 3D World li sopporto poco. Ah, quasi... quasi automatico, se non fosse... Wow. Che figata. Ok. Bene. Grazie Mario. E... che disastro. Aiuto. Ok, pensavo che mi scacciassi di là, invece no. Perfetto. Che figata! Più che altro non è tanto il fatto che è divertente come livello da giocare, ma visivamente. Thank you for playing, probabilmente. Sì. Ok, è fatto. Ma... the end, ok. Carino, però non è che sia impegnativo, ecco, insomma. Cuore, diamogli sto cuore, dai. Kamex Transformation Curse. Ah, curse come maledizione. Kamex of your body with mind, reach the goal to break the spell. Ah, devo arrivare al alla fine come talpa? Monty Mall, se non sbaglio, la talpa in inglese. Com'è che si chiama però in italiano? Ok, 3D World, no, Super Mario World. Super Mario World è il mio preferito come genere, come stile di gioco. Ok, perfetto. Mi chiedevo quando arrivasse la nuvoletta. Wow, 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 wow! Cos'è successo? Oh, ho capito! Oh, ok, ok, ho capito, ho capito. Interessante! Oh, hai capito! Interessante! No, da paura! Ok, quindi sono praticamente Mario, che la talpa segue Mario praticamente nel gioco. E andiamo di là. Ok, grande. Perché sgusci così tanto? Me lo spieghi che problemi c'hai? Oh. Ok, vai di qua, ora. Tutta di qua, tutta di qua. E spammete, e ora tutta di qua, vai.
Ok, pensavo di non entrare neanche io. Come idea è molto carina, funziona, solo se solo la talpa non sgusciasse così tanto. Ok, P-switch per favore. Oh. Ho bruciato la chance, vero? Ti prego, non dirmi che devo rifarlo da capo. Ok, perfetto. Posso andare anche qua volendo ora. Visto che ora la bomba attiva lo switch. Grazie, se ce la facciamo. Molto interessante come livello, originale. Non l'avevo mai visto una cosa fatta in questa maniera. Mi piace. Il cuore è meritato al 100%. Andiamo col quarto percorso che è Zelda Gerudo Valley Seasowing. Oh mio Dio, le Seasows? È in Gerudo Valley Music. Davvero? C'è la musica della Gerudo Valley? No, no ragazzi, questo qua vince tutto allora. Io adoro la Gerudo Valley. È una host fantastica. Ma non è vero. Non c'è l'host della Gerudo Valley. Perché devi mentirmi? Devo praticamente saltare all'ultimo, non proprio. Arriva. Forse non devo fare così? No, devo andare di qua forse. Ok, ora sì. Ora ci siamo. Ora ci siamo, sì. Però mi ha aperto la via sotto, forse? Sì. Ok, grande. Mo ci capiamo. Ok, perfetto. No, scusami. Io con le Seasons non è che ci sono molto. Non è che ci ho preso molto la mano, eh. Vai sopra, vai sopra, vai sopra! Eccolo qua, hai capito, no? Vediamo un po', c'è qualche fungo qui, no? Solo monete. Prendiamo un po' di monete, tanto per. Ok, ora. Devo portare sopra sicuramente una molla. Ok, però no, devo portare anche. Cosa? Devo portare questa sopra. Ok. Ma qui c'è anche il P-Switch. E ok, P-Switch ora è sopra. Quindi. Non è vero perché è bloccata lì, quindi perché mi dai l'ok? Ah, ok, devo andare qui sopra, così. Ah, oh, giusto, perché c'è la porta. Ovvio. Oh, cavoli. È abbastanza lungo come livello, mi sembra, eh. Quindi questo va così e questi vanno qui. L'unico problema. Ah, ecco. Non riuscivo a capire. Vediamo un po'. Ok. Buono. Ci siamo. Quindi vado di qua, scendo e via. Perfetto. No, devo saltare sopra le palle di cannone. Andre Link? Bene. Io stavo. Ok, no, questo non ha assolutamente senso. Infatti devo scendere. Ok, ora ci siamo. Andare qui. Dai, su. Gira. Perfetto. Eccolo! Ok, ora che è di qua. Ok, andiamo. Piuttosto particolare come livello. Carino. È partito. Ah, ok. Thank you.
Perfetto, ce l'ho fatta. Wow, 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 wow. Ok, tempo stringe. Quindi la triforza, giustamente. Cosa? No, cosa c'è da fare qui? Oh, Gesù. Se c'è una cosa che odio di più di Mario 3D World sono i pallottolo Bill che ti inseguono. Vabbè, ma a perdere proprio ora? Ah, sopra c'è Bowser, perché? Mo' l'ho visto. Vabbè, vabbè, si può fare comunque, non è un gran problema, dai. Grande, ora. Vai. Bene, bene, bene. Vai, finita. È finita. Spero sia la parte giusta, perché sennò... Ma davvero mi devi far rimpicciolire? Ma quanto puoi essere malvagio? Bravo. C'era davvero allora la medley. La medley c'era davvero. Ben fatto. Ben fatto. A parte che dovevo per forza rimpicciolirmi verso la fine, ma... Potevamo anche evitare, visto che c'era il superfungo, ma... Oh, ci sta. 8 minuti, quasi 9. Davvero così tanto ci ho messo? Non me ne sono accorto. Ma... E ora, per l'ultimo livello... Lift off. Houston, you have a problem. Houston, abbiamo un problema. B-Cheese l'ha completato in 50 secondi. Ok, lift off, quindi decollo, letteralmente. Funghetto. Ok, vedo la meccanica, mi piace. Ok, devo stare fino all'ultimo, perfetto. Va bene. Non capisco perché decollo, però. La meccanica però mi intriga parecchio. Per un pelo. Ok. Oh, cocos. Perché? Non mi ha fatto diventare Mario Grande. Peggio per me. Ok. Swing, swing, swingaling. No. Oh, pensavo di dover fare il jump. Power block jump, no ragazzi, io non lo so fare, sono... Ti prego! Grande. Aspetta. Beh, ecco, infatti mi sembrava strano che non ci fosse. C'era la moneta e dico, la moneta lì è un po' strana, no? E infatti c'era il block nascosto. Yeseroni godderoni. Ah, perfetto. Ok. Gli esseroni. Oh mio Dio. Ci siamo, ragazzi. Meno male che c'è... Sneak block! Gotta love my sneak block. Ah, mi porta... Ah, fino a qui. Certo. Quindi... Ok, prendiamo la rincorsa. Addio mondo crudele. Poi c'è la luce. Ok. Ah, oh, vedi la meccanica com'era? Andre Link, perché non impari mai? Ma... Sing with me. Ok, ci siamo. Perfetto, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Quanto sono bravo. Ok, qui proprio voglio godermela ora. Ah, le tre one up nel caso uno stia facendo Paramaram. Pam. La sfida di Mario. Parte la sfida infinita questa volta. Preferivo la sfida dei 100 Mario. Carino come livello. Il concetto è interessante.
però decollo? Ma insomma. Va bene Cugge, il video per oggi finisce qui, 5 livelli insomma ogni settimana, anche ogni giorno addirittura vengono cambiati perché c'è sempre più gente che li gioca e quindi chi dà cuori, chi dà il cuore spezzato perché non è riuscito a finire il livello. Però insomma sono livelli abbastanza divertenti che mi sono piaciuti. In ogni modo Cugge, come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico qualsiasi aggiornamento insieme alla community del mio canale YouTube. Inoltre vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!